Benvenuti a questo breve video dedicato alla vita e al lavoro di Renato Dulbecco, un eminente scienziato che ha lasciato un'impronta indelebile nel campo della medicina e della ricerca biologica. Nato nel 1914 in Italia, Dulbecco si è dedicato fin da giovane agli studi scientifici, mostrando una passione straordinaria per la biologia e la medicina. Nel corso della sua carriera, ha compiuto numerosi contributi fondamentali che hanno rivoluzionato la nostra comprensione delle malattie virali, in particolare del cancro. Dopo aver conseguito il dottorato in medicina, Dulbecco si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha lavorato presso l'Institute for Cancer Research a Philadelphia. Qui, nel 1953, ha compiuto una scoperta epocale, ha dimostrato che i virus possono causare il cancro, aprendo nuove strade per la ricerca sulla prevenzione e la cura della malattia. Durante la sua carriera, Dulbecco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Nobel per la medicina nel 1975, insieme a Howard Temin e David Baltimore, per le loro ricerche pionieristiche sui virus e sulle infezioni cellulari. Questo prestigioso premio ha sottolineato l'importanza dei suoi contributi per la salute umana. Oltre al suo lavoro scientifico, Dulbecco aveva anche una vita personale ricca e appagante. Amava trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, coltivare il suo giardino e dedicarsi alla musica, suonando il violino con passione. Una curiosità interessante sulla sua vita è che, nonostante il suo successo professionale, Dulbecco mantenne sempre un atteggiamento umile e altruista. Era noto per il suo spirito generoso e la sua dedizione nel formare nuove generazioni di scienziati, ispirandoli con la sua visione e il suo entusiasmo per la ricerca. In conclusione, Renato Dulbecco è stato un gigante della scienza, il cui lavoro ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta contro il cancro e nella comprensione dei meccanismi biologici fondamentali. La sua vita è un esempio di determinazione, passione e umiltà che continua a ispirare persone in tutto il mondo. Benvenuti a questo breve video dedicato alla vita e al lavoro di Renato Dulbecco, un eminente scienziato che ha lasciato un'impronta indelebile nel campo della medicina e della ricerca biologica. Nato nel 1914 in Italia, Dulbecco si è dedicato fin da giovane agli studi scientifici, mostrando una passione straordinaria per la biologia e la medicina. Nel corso della sua carriera, ha compiuto numerosi contributi fondamentali che hanno rivoluzionato la nostra comprensione delle malattie virali, in particolare del cancro. Dopo aver conseguito il dottorato in medicina, Dulbecco si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha lavorato presso l'Institute for Cancer Research a Philadelphia. Qui, nel 1953, ha compiuto una scoperta epocale, ha dimostrato che i virus possono causare il cancro, aprendo nuove strade per la ricerca sulla prevenzione e la cura della malattia. Durante la sua carriera, Dulbecco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Nobel per la medicina nel 1975, insieme a Howard Temin e David Baltimore, per le loro ricerche pionieristiche sui virus e sulle infezioni cellulari. Questo prestigioso premio ha sottolineato l'importanza dei suoi contributi per la salute umana. Oltre al suo lavoro scientifico, Dulbecco aveva anche una vita personale ricca e appagante. Amava trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, coltivare il suo giardino e dedicarsi alla musica, suonando il violino con passione. Una curiosità interessante sulla sua vita è che, nonostante il suo successo professionale, Dulbecco mantenne sempre un atteggiamento umile e altruista. Era noto per il suo spirito generoso e la sua dedizione nel formare nuove generazioni di scienziati, ispirandoli con la sua visione e il suo entusiasmo per la ricerca. In conclusione, Renato Dulbecco è stato un gigante della scienza, il cui lavoro ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta contro il cancro e nella comprensione dei meccanismi biologici fondamentali. La sua vita è un esempio di determinazione, passione e umiltà che continua a ispirare persone in tutto il mondo.